Ritardi nelle vaccinazioni, soprattutto per gli over 80, fanno discutere tempistiche e metodologie della campagna. Il presidente Gianni rassicura sul recupero entro Pasqua. La vaccinazione fa discutere. Tiene banco in Consiglio regionale la questione delle vaccinazioni per il Covid. Partita ormai 3 mesi fa, la campagna stenta a decollare, soprattutto per la scarsa disponibilità di dosi. La Toscana al momento è la 15ª regione in Italia per percentuale di dosi somministrate rispetto a quelle consegnate, per un tasso di vaccinazione effettuate di 14.289 ogni 100.000 abitanti. Il presidente Gianni ha voluto fare un po' di chiarezza sui numeri, soprattutto per quanto riguarda le vaccinazioni degli over 80, che vedono la nostra regione molto indietro a livello nazionale. Devo dire che anche rispetto a quello che è stato detto nelle settimane passate, la percentuale di somministrazione è più alta. Abbiamo accertato che vi erano degli errori nelle percentuali che venivano date, non 90.000 vaccini agli over 80 come sono stati spesso scritti, ma in realtà ad esempio 106.000, perché non sono stati calcolati i circa 11-12.000 vaccini che noi abbiamo somministrato alle RSA, dove siamo stati i primi in Italia a completare il ciclo, e non sono stati considerati circa 4-5.000 over 80 che magari erano personale sanitario, iscritti agli ordini anche se ormai in crescenza, o altre categorie che sono entrati nelle prime somministrazioni di vaccini. Quindi parlare di 90.000 o parlare di 106.000 sembra nulla, ma significa sostanzialmente il 5% con cui la Toscana supera in quella graduatoria che spesso è stata mostrata almeno 2 o 3 regioni. Devo dire che con questo non dobbiamo fare una corsa dell'uno contro l'altro come se magari fosse una competizione sportiva. Quello che dobbiamo fare è vaccinare il più possibile, e la Toscana fin dal primo momento è sempre stata fra le regioni che si è distinta per una capacità di vaccinazione che poi è una capacità che va ben oltre quello che è l'80-85% con il quale noi teniamo solo il minimo per le riserve. Io penso che peraltro nei prossimi giorni noi rispetteremo gli impegni che io personalmente ho assunto, ovvero quello di 46.000 dosi di vaccino da oggi a domenica prossima e almeno 70.000 vaccini per la settimana che caratterizza la settimana di Pasqua. Il presidente della Commissione Sanità Sostegno ha dichiarato che nelle prossime settimane il ritardo accumulato con gli over 80 verrà recuperato. Però vaccini sta procedendo ovviamente con il grosso limite della quantità di vaccini che arrivano. La macchina delle vaccinazioni, cioè la capacità di erogare i vaccini, c'è, e su questo infatti la regione ha dei risultati positivi. Mentre non sta andando bene, siamo in ritardo sulla vaccinazione degli over 80. Questo però perché per tante motivazioni, una delle quali sicuramente perché è stata organizzata la macchina della vaccinazione attraverso i medici di medicina generale, che ha impiegato un po' più tempo, e questo ritardo nelle prossime settimane verrà recuperato. In questa settimana sono in distribuzione 46.000 vaccini, 70.000 vaccini la prossima settimana, insomma intorno a Pasqua arriveremo a oltre 200.000 anziani over 80 vaccinati su 320.000. Poi ci sono quelli che sono già stati vaccinati perché erano in RSA, quindi diciamo che intorno a Pasqua si dovrebbe tornare ad un livello di vaccinazione degli over 80 importante. Italia Viva ha chiesto un'accelerazione coinvolgendo la protezione civile. Serve cambiare metodo, serve migliorare, la Toscana non può essere l'ultima regione in Italia come numero di persone vaccinate over 80. Sono le persone che hanno più di 80 anni, le prime vittime del Covid, sono le persone più fragili, i fragili fra i fragili ho definito, e queste vanno aiutate, vanno vaccinate velocemente entro Pasqua. Abbiamo chiesto di fare una metodologia più rapida, abbiamo chiesto l'impiego della protezione civile, abbiamo chiesto un'azione tempestiva, abbiamo chiesto di vaccinare volontari del volontariato, donne e uomini che dedicano il loro tempo al volontariato, utilizzare la protezione civile, intanto vaccinare rapidamente e fare in modo
che ovviamente anche le aziende sanitarie possano fare un'azione attiva. Una persona di 80 anni molte volte si può anche spostare. I medici di medicina generale devono vaccinare le persone più fragili, quelle che non si possono muovere, le persone che hanno maggiore difficoltà devono avere però i vaccini a loro volta. Allo stesso tempo questa deve essere la priorità delle priorità. Non c'è più tempo da attendere, abbiamo formalizzato le nostre richieste e aspettiamo nelle prossime ore un cambio totale, radicale dell'approccio a questo metodo di vaccinazione. Critiche su tempi e metodologie sono arrivate da Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. Ma noi siamo molto allibiti da quello che sta succedendo in Regione Toscana. Tutti sanno che la Regione Toscana è maglia nera per quanto riguarda la vaccinazione degli over 80. Addirittura i giornali fanno questa fotografia, penultima Toscana. È inaccettabile che in Toscana gli over 80 non siano ancora tutti vaccinati. Ormai sono mesi che sentiamo questa tiritera di li vaccineremo, saranno vaccinati, occorre farlo e occorre farlo subito. Ma non soltanto gli over 80, occorre vaccinare tutti. Ecco perché oggi abbiamo portato in Consiglio regionale una proposta semplice che prevede alcune cose da fare immediatamente. Vaccinazione 24 ore su 24. È assolutamente sconcertante che la vaccinazione si fermi alle ore 18. In paesi normali, dove si vuole combattere il virus, si vaccina 24 ore su 24, lo si fa ovunque, lo si fa anche supportati dall'esercito. Il secondo, gli over 80 devono essere non solo vaccinati per primi, perché sono insieme ai super fragili, malati oncologici, malati cronici, ma sono quelli che hanno l'indice di mortalità 5 volte superiore a tutti gli altri e lo dobbiamo fare anche a casa. Ecco la vera novità, over 80 vaccinati anche a casa, poi dobbiamo fare lo scudo penale. Per chi va a vaccinare. Avete visto quello che è successo? Assistiamo a che un volontario, magari un medico in pensione, un infermiere, un volontario, somministra una dose vaccinale, purtroppo questa dose vaccinale ha una reazione e il magistrato manda un avviso di garanzia al medico, all'infermiere o al volontario. Questo in un momento difficile come questo è assolutamente inaccettabile. Ecco perché abbiamo portato questo pacchetto di proposte all'attenzione del Consiglio regionale. Ci auguriamo che tutte le forze politiche lo votino, perché abbiamo bisogno di un'accelerazione, perché prima fermiamo l'emergenza sanitaria, prima ripartiamo con la ripresa economica. La sensazione che abbiamo, questo per tutti quanti, è che le tre ASL si stiano muovendo in maniera totalmente diversa. Quindi come se non ci fosse una linea unica regionale, ma ogni ASL si stia muovendo per conto proprio, e questo ovviamente porta anche disparità, perché quando ci troviamo a confrontarci in aula ma anche nelle commissioni piuttosto che con l'assessore ci viene detto nell'ASL centro si fa così, nell'ASL nord-ovest si fa diversamente, e io credo che questo non sia il metodo per lavorare. Ci vuole, oltre ad avere gli spazi e l'organizzazione adeguata che ancora manca, ci vuole anche una programmazione che sia efficiente ed efficace. Ricordo ovviamente che chi vuole vaccinarsi deve poterlo fare intanto il prima possibile. Questo dipenderà anche dalla mole di vaccini che arriverà, e a quanto abbiamo capito arriverà presto dal governo, ma la campagna vaccinale deve essere ben organizzata, altrimenti avere vaccini senza avere l'organizzazione adatta per poterli fare ai nostri cittadini diventa di difficile risoluzione. Noi speriamo che in questi giorni si attivi la Regione, l'assessore Giani, insieme alle ASL per garantire gli spazi, l'organizzazione e anche per buttare giù un calendario di tempistiche che sia opportuno, scaglionato per fasce d'età, certo, con però la velocizzazione anche delle professionalità che devono andare a vaccinare, e nel caso l'utilizzo anche degli USCA, laddove non arrivino i medici di famiglia, per esempio sugli anziani che sono nelle abitazioni. E l'ultima volta che abbiamo sentito l'assessore Bezzini in tema di vaccini ci ha detto che eravamo molto bravi, che eravamo i primi, che eravamo i migliori, il che sinceramente conta poco. In realtà scopriamo purtroppo, ahimè, e non vorremmo averlo appreso, che la Toscana invece non è per niente la prima, ma è addirittura l'ultima nella somministrazione sia dei vaccini rispetto agli over 80, sia rispetto al numero di persone vaccinate rispetto all'intera popolazione. Il Movimento 5 Stelle ha proposto una commissione d'inchiesta sui vaccini, ma la proposta è stata respinta. La Fondazione Gimbe parla chiaro con i suoi numeri. A fronte di una media del 14,7% dei vaccinati over 80 in Italia, la Regione Toscana è a 5,3. Questi sono dati di ieri. Quindi la narrazione che sta andando tutto bene nelle vaccinazioni, che stiamo procedendo spediti, non è così. Riguardo le vaccinazioni complessive, siamo circa a metà classifica in Italia. La nostra proposta di
inchiesta, diciamo di commissione d'inchiesta specifica sui vaccini, come l'avevamo proposta noi Movimento 5 Stelle, era nell'ottica di cercare di creare un tavolo comune tra giunta, organismi della sanità, medici e forze politiche del Consiglio regionale per monitorare e cercare di implementare insieme un metodo efficace. Ci dispiace che sia stata rifiutata, io comunque insisto a rilanciarla perché forse è uno strumento che può aiutare tutti. Sicuramente la Toscana non sta facendo bene, e non solo per gli over 80. Il caos che è successo anche per le prenotazioni, i molti problemi, l'informatizzazione che manca da parte degli anziani che devono in qualche maniera cercare qualcuno che per loro faccia le prenotazioni, insomma tutto questo fa capire che c'è un sistema che non è rispondente alle esigenze del cittadino e va analizzato e cambiato.